13% in più di arrivi rispetto al 2022 e il bilancio stagionale del 2023 a Roseto degli Abruzzi sul numero di turisti, soprattutto per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto, anche se a settembre e maggio si è lavorato molto bene, con un piccolo calo nel mese di giugno. Per cercare di dare una sterzata decisiva nei prossimi anni, avviene la prossima settimana un progetto importante con gli altri 6 comuni della costa teramana attraverso un progetto turistico promozionale. Sì, sicuramente siamo soddisfatti perché abbiamo un più 13% di arrivi, quindi una buona percentuale di destagionalizzazione maggio-aprile, e non parliamo di giugno perché è stato un mese negativo un po' per tutti, però abbiamo poi recuperato nei mesi di agosto e devo dire sicuramente anche settembre. Ecco, ovviamente il tempo ha aiutato anche queste situazioni, soprattutto a settembre. Ecco, obiettivi soprattutto per quanto riguarda il 2024, state cercando anche di fare qualcosa con gli altri comuni? Sì, abbiamo degli importanti progetti con l'ATS, con i 7 comuni della costa. Stiamo lavorando costantemente su un progetto di promozione unico di tutta la costa teramana, che sarà veramente, veramente decisivo, e anche qualche novità sulla imposta di soggiorno. Sì, siamo delle numeri importanti che fa la nostra costa, perché comunque merita, le nostre spiagge sono uniche, migliori anche di altre spiagge sull'Adriatico, quindi è bene che anche a livello regionale si esalti questa costa teramana e ci sia sempre più supporto verso i comuni della costa.